Vediamo quindi quella che è la strategia, la quarta strategia che metti in sfida. Sì, allora la quarta strategia è ancora una carta rossa, ancora un indice europeo, nello specifico il DAX. Perché questa strategia? Sostanzialmente l'operatività che io ho una view, diciamo, da qui ai prossimi 15-20 giorni dove io non penso che i mercati si apprezzeranno e vedo comunque in generale della debolezza sul mercato europeo, a prescindere da quello che poi si legge, insomma, di quello che dicono magari altri analisti. Però la mia view quindi è che sul DAX siamo arrivati in prossimità dei massimi. Oggi ha mollato qualche cosina, per cui secondo me è un buon livello per entrare in posizione proprio quell'area di 15.515 punti con stop loss a 15.650 e il target price lo andiamo a posizionare a 15.320 punti. Convinzione 3 stelle perché se per quanto riguarda il FTSE MIB ne avevo date 4, ovviamente il DAX è un indice in generale un po' più forte. Quindi se devo scegliere con una pistola alla tempia se devo andare short di FTSE MIB o di DAX, è evidente che mi metto short dell'indice italiano. Quindi tra le due preferisco lo short di FTSE MIB. Per quanto riguarda il DAX, però avendo una visione tendenzialmente ribassista, vado short anche di DAX.